Eccoci anche con il nostro coach Mattia Ferrari. Mattia, presentiamo anche insieme a te questa semifinale playoff contro Faenza, derby di semifinale playoff che ci vedrà cominciare domani alle 19 qui al Flaminio. Mattia, una domanda sul nostro avversario che abbiamo già incontrato due volte quest'anno in regular season, però ha cambiato tanto e, come dire, la sensazione è che forse sia una squadra diversa rispetto anche a quella che abbiamo incontrato 2 mesi e mezzo fa al Palacattani, non tanto per organico che è rimasto quello, ma più per fiducia e per meccanismi di gioco che forse sono un pochino più oliati, non so come la vedi. Allora, le partite di regular season non fanno testo generalmente, figuriamoci in una condizione dove da la prima partita è passato tantissimo tempo e loro hanno cambiato allenatore e aggiunto due giocatori importanti. La partita del ritorno, il nuovo allenatore era lì da poco e comunque noi la giocavamo senza Saccaggi, loro senza Vico, per cui una partita da un certo punto di vista senza due superstar, che fu una partita molto particolare. Da allora loro hanno vinto 12 partite su 13, 9 in fila in regular season per classificarsi settimi e prendere i playoff di volata, e poi questo upset veramente importante contro Ruvo di Puglia vincendo gara 1 a Ruvo, per cui troviamo una squadra completamente diversa, una squadra che sicuramente ha svoltato. E poi sembra banale dirlo, ma quando arrivi a giocare una semifinale playoff, squadre scarse non ce ne sono, vuol dire sono squadre che meritano di essere lì, che hanno avuto un lungo percorso e hanno trovato sicuramente un equilibrio e un modo di fare vincente. Coach, un po' di aggiornamenti sulle condizioni dei nostri giocatori, insomma, vedete, è saltato l'ultima partita con Taranto, Saccaggi mi aveva detto che aveva il polpaccio un po' preoccupante, quindi qual è la condizione della squadra? E ti chiedo, la lunghezza del nostro roster può fare la differenza contro Faenza, che non è cortissima ma non è anche, si può dire, lunga come lo siamo noi? Allora, la situazione non è al momento positivissima, nel senso, Saccaggi ha recuperato e si è allenato regolarmente, a parte il giorno che ha preso giustamente per la nascita di sua figlia Aurora, e Bedetti è tornato ad allenarsi ma ancora non è a posto al 100% e abbiamo al momento dei dubbi sul suo utilizzo. Logicamente noi speriamo di averlo in campo, però è una cosa che decidiamo a ridosso della partita. Mentre notizia di ieri, abbiamo avuto un problema con Marco Arrigoni, ha avuto, diciamo, una sollecitazione alla schiena, subito è stato trattato, curato, adesso vediamo dal momento in cui si è fatto male arrivare alla partita, vediamo fino a che punto lo possiamo recuperare, vediamo se è conveniente metterlo in campo o se otterremo per lui le stesse cose che abbiamo attuato una volta per Rinaldi, una volta per Bedetti, perché obiettivamente noi non dobbiamo pensare partita singola ma 5 partite nei prossimi, eventuali 5 partite nei prossimi 10 giorni. Logicamente abbiamo, è preallertato, ma lo capisci da solo, Scali, che deve essere pronto e deve prepararsi come se giocasse la partita, poi probabilmente glielo diremo all'ultimo o nel miglior tempo possibile se giocherà, se farà parte della partita o meno. E il discorso del roster lungo, se potessimo andare in campo 10 contro 5 contemporaneamente forse aiuterebbe, però poi si gioca 5 contro 5, comunque Faenza ha un roster vero di 8 giocatori che pochi non sono. Noi siamo arrivati a 11 con l'inserimento di D'Argenzi, abbiamo un giocatore in più utilissimo come Scali, ha già dimostrato il suo utilizzo, è logico, è in linea col tipo di ambizioni che abbiamo. Per adesso questi due innesti sono stati utili. D'Argenzi ha giocato spezzi di buona pallacanestro, a volte meno, ma è un ragazzo giovane, comunque ha talento e qualità. Scali di energia ci sta dando tantissimo, l'allenamento è tornato a essere nell'ultimo periodo un allenamento di alto profilo, non per nulla togliere a Carletti, Amati, Rossi, che sono ragazzi giovani che sono stati preziosissimi in questa stagione, ma è logico che se puoi aggiungere un senior come Scali e un under come D'Argenzio, il ritmo logicamente migliora, ma vuoi anche solo per un semplice dato anagrafico e di esperienza. Coach, un'ultima domanda, abbiamo parlato prima anche con Andrea del fatto di giocare le prime due partite qui al Flaminio, insomma, contro Taranto abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico, però c'erano anche delle concomitanze di eventi che, vuoi o non vuoi, comunque ci hanno tolto forse una piccola fetta di pubblico. Ecco, domani potrebbe essere la prima vera occasione, secondo te, visto anche il derby con Faenza, per vedere una cornice di Flaminio, non dico vicina al 100%, ma insomma vicina a quelle percentuali? Ma deve essere così. Prima di tutto domani piove. Secondo punto,
L'ultima volta avevamo anche la concomitanza delle partite decisive della squadra di calcio che ha vinto il campionato, onore a loro, ma anche questa è una cosa, diciamo, passata. Diciamo che in questo momento siamo rimasti noi. Siamo rimasti noi e abbiamo assolutamente bisogno di una cornice di pubblico degna della particolarità dell'evento, dell'importanza dell'evento. Sono convinto che la città risponderà al meglio, come spesso ha già fatto in questa stagione, perché sa riconoscere che l'evento merita di essere visto e di essere vissuto, perché chi viene a Flaminio non lo vede soltanto, lo vive insieme a noi. In più mi aspetto anche diciamo, un certo tipo di affluenza da parte di Faenza, per cui, ripeto, mi stupirei se fossimo in un Flaminio non versione deluxe. Io mi aspetto che sia un Flaminio importante e mi aspetto che la mia squadra giochi al pari una partita importante per ringraziare la sicura presenza del pubblico. Allora, i tifosi hanno sentito l'appello del coach, vi facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo. Gara 1 di domani alle 19, forza Rimini, Mattia. Forza Rimini, grazie.